Tutto bene, finalmente di nuovo in campo. Quest'anno formato al contrario, abbiamo fatto prima le videoconferenze, ora facciamo le prove tecniche. Vince lui. No, lui è più tecnico. Con questa competizione è sempre andato tra i primi posti. Insomma, io il piedino non ce l'ho per metterlo sotto in croce. Siamo divisi in due gruppi, da una parte ci saranno i ragazzi che hanno vinto le tavole rotonde, che si sfideranno. Faremo due prove tecniche e poi la sfida nella gabbia. Le due prove sono la gara di palleggi e la gara di tiro in porta. Allora, i palleggi dovete fare piede, altro piede e poi coscia, altra coscia. Puoi iniziare tu, sì. Sta bene, sta bene. Allora, se può fare, dai. Io vedo forte lui. Lui vedo forte. Ti dica la verità. No, sei quello forte. È uno scherzo. Come ti chiami? Presenta. Manuel Maduri, piacere. Ciao ragazzi. Come fa il primo piano sulla scucchia? Cazzi, stiamo cari. Non so che dire, è divertente. Come stanno andando? Malissimo. Ma pensavo meglio. Borsino palleggi media sotto i 20. Ecco, quali sono le tue sensazioni su questo pomeriggio di prove tecniche con talento e tenacia? Sì, ciao a tutti. È stato molto divertente. Un'esperienza molto bella, ho fatto subito amicizia con altri ragazzi che non conoscevo, però è stato subito un bell'ambiente molto, molto socievole. Le prove sono, secondo me, la più bella è stata quella della gabbia. Di Rabona, la chiamo dalla di Rabona, la faccio. Ha preso la banda, è entrato. No? La posso rivedere adesso in diretta, no? Dada. Che c'è dentro secondo me, eh? Poco, visto. Ciao, grazie. È buono, sì, volevo andare sopra però. Se c'è il padre, guardate perché è entrato. Dopo controlliamo. Del allora. Conzi che dice? Annullato. T'avevo detto. Vediamo perché vanno alla gabbia. Amedeo Picconeri, Buffolino Alessio, Flavio Moi e Mastrangeli Lorenzo. Tra i ragazzi che avevano vinto la tavola rotonda abbiamo già 6 finalisti, ha vinto Buffolino e Laranova, sono passati alla prossima fase altri 5, ora stanno facendo la gabbia i ragazzi che non avevano vinto le tavole rotonde. Io sono arrivato quinto, io volevo quello, quinto il minimo indispensabile, senza fatica se andiamo a giocare la finale. Ma pure quella di prima, se la vedi, faccio così, bella esperienza. È la prima volta per me, siamo divertiti tanto e i ragazzi tutti bravi e niente. Hai vinto bene. Contento, sì. Tiri bene. Diamo un po' fortuna, erano tutti bravi comunque.